Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV in questo 25 novembre, giornata mondiale della lotta alla violenza sulle donne. Allora partiamo da questo primo servizio con le iniziative, in questo caso della Questura di Arezzo, dal titolo "Questo non è amore". L'interesse c'è, ne vorremmo sempre di più perché questa è una campagna permanente di sensibilizzazione relativamente all'annoso e purtroppo sempre più grave problema della violenza sulle donne, della violenza anche domestica. Sono state centinaia le persone, donne ma anche uomini di ogni età, che si sono avvicinati per prendere informazioni riguardo la campagna di informazione "Questo non è amore", edita dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che quest'anno è arrivata al Valdichiana Village. Anche grazie alle campagne di informazione l'aumento diciamo numerico delle persone che si rivolgono a noi per chiedere un ammonimento, quindi per una misura preventiva affinché venga bloccato il comportamento persecutorio o la violenza domestica, è sempre più in aumento. Quindi da una parte ci dà la dimensione del problema che è sommerso e che quindi cerchiamo anche con la campagna permanente di far venire fuori, dall'altra è un dato positivo, vuol dire che le persone adesso cominciano a conoscere qual è lo strumento a cui da utilizzare, quindi a chi potersi rivolgere. Considerando che i pubblici esercizi, i negozi, le strutture commerciali sono intanto dei presidi nel territorio, cioè sono dei momenti importanti a cui la popolazione fa riferimento e possono svolgere un ruolo importantissimo nella prevenzione e nella attenzione a questi fenomeni. Come abbiamo visto, purtroppo il problema è molto frequente anche nell'ambiente giovanile, tra le persone giovani, e questo dà l'idea di quanto sia importante e urgente affrontare il problema sotto tanti punti di vista, soprattutto anche dal punto di vista culturale, della conoscenza, della sensibilizzazione. Dobbiamo fare cultura perché si risveglino anche le coscienze dei cittadini. Anche i carabinieri ovviamente impegnati sul fronte della lotta alla violenza sulle donne. Nel prossimo servizio i dati appunto delle persone, delle donne che si sono rivolte proprio ai carabinieri. Sentiamo. Ti amo, quanto sei bella. Sei mia. Scusa, non ero in me. Togliti quel rossetto. Copriti. È colpa tua. Sei solo mia. Ti ammazzo! Non rimanere in silenzio. Questa è la campagna di comunicazione e sensibilizzazione dell'Arma dei Carabinieri in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Pronto Carabinieri, come possiamo aiutarla? Video e foto, grazie alla collaborazione con le scuole, i Carabinieri hanno deciso di puntare sulla creatività proprio dei giovani, coinvolgendoli in un progetto nazionale. Anche il Comando Provinciale di Arezzo si è tinto poi di arancione, colore scelto per la campagna internazionale per il 25 novembre come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. Un fenomeno, quello della violenza contro le donne, con dimensioni importanti anche nella provincia di Arezzo. Dall'inizio del 2023 i carabinieri hanno effettuato circa 287 interventi, raccolto 158 denunce per reati legati al codice rosso nei confronti di 178 vittime, con 3 persone arrestate in flagranza e 152 segnalati alla Procura della Repubblica in stato di libertà. Non solo repressione, ma anche accoglienza, ascolto e rassicurazione delle vittime. 3 le cosiddette stanze tutte per sé, dedicate alle donne vittime di violenza che si presentano per fare denuncia nell'Aretino. Dopo quella di Arezzo e Bibbiena, la terza sarà disponibile nella caserma di Pieve Santo Stefano. Sul sito dell'Arma dei Carabinieri, infine, è stata dedicata un'intera area tematica sul codice rosso, dove è possibile trovare informazioni utili su atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamento, reverence porn e violenza sessuale. Nell'area tematica è possibile trovare anche un test di autovalutazione per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia. E c'è un altro aspetto indubbiamente importante che riguarda il mondo femminile, ovvero la parità di genere. Noi abbiamo fatto un focus in questo caso in sanità, dove sono ancora davvero troppo poche
le donne che occupano posti di rilievo. Sfiorano il 70% le donne nel Servizio Sanitario Nazionale, ma sono ancora poche quelle che ricoprono incarichi dirigenziali. Per quanto riguarda i ruoli apicali, ancora c'è molto da fare sicuramente rispetto al resto dell'Europa. Qui la carriera sia per gli uomini che per le donne inizia molto più tardi rispetto ai nostri colleghi francesi o tedeschi che iniziano invece a avere ruoli apicali già under 40. Il tema è stato uno dei focus del 18° Forum Risk Management in Sanità che si è appena chiuso ad Arezzo. È stato l'esempio del centro chirurgico toscano ad uscire dagli schemi. Qui parliamo di sanità privata, le percentuali sono letteralmente invertite. Io sono responsabile del blocco operatorio, che è un ambiente ancora molto maschilista, e il direttore sanitario, la dottoressa Marzupini, è una donna, il nostro risk manager, la dottoressa Valli, e un pochino insomma tutta la dirigenza, soprattutto della parte clinica sanitaria, siamo tutte donne. A raccontare le loro storie sono state proprio le donne chirurgo, impiegate sia nel pubblico che nel privato. Beh, sicuramente non c'è un'organizzazione aziendale tale da permettere una facilitazione alle donne nel fare questo, ad esempio nella gestione dei bambini, gli asili, le mense, insomma tutto questo viene a mancare nelle nostre aziende. Sarebbe molto più semplice per una donna non sentirsi in colpa nell'essere assente in famiglia. Io ho avuto molta difficoltà invece, è vero che nel mezzo c'è stato anche un divorzio, quindi i bambini me li sono dovuti gestire completamente. E mi hanno aiutato tanto le colleghe ferriste, io ero in sala operatoria e loro erano a casa con i bambini, quindi insomma è stata veramente difficile conciliare tutto. Le difficoltà ci sono state, anche di formazione, i miei colleghi uomini se ne andavano un mese in America, un mese in India, e io stavo a casa, ben radicata a casa con due bambini che tra un intervento e l'altro, quella piangeva che aveva preso 5, quell'altro doveva andare al calcio e nessuno lo portava, insomma non è stata facile. Una iniziativa realizzata in collaborazione con l'associazione Donne Leader in Sanità. Ovviamente anche la certificazione di genere è uno dei modi per arrivare a promuovere la leadership, ma ognuno deve essere ben consapevole di cosa deve fare all'interno della propria organizzazione. Certificazione io ho suggerito al centro chirurgico di portarla avanti, perché la certificazione è comunque un riconoscimento di un'istituzione terza rispetto a quello che stai già facendo. Spesso chi già è attivo in questo ambito non sente l'esigenza della certificazione, viene vista più come uno stimolo per chi ha ancora dei grandi gap da raggiungere. Però io credo che sia importante per chiunque avere e portare avanti anche il bollino di certificazione che ti dà questo riconoscimento. Torneremo a parlare di donne nella seconda parte del nostro telegiornale con tante iniziative che si sono svolte sia ieri che oggi nel nostro territorio. Adesso siamo alla cronaca. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito mentre si trovava all'interno del palazzetto del Nuoto. L'incidente è accaduto all'ingresso proprio del palazzetto nella zona che un tempo ospitava il bar. Il ragazzo stava aspettando appunto di entrare in vasca e per cause ancora in corso di accertamento si sia tirato addosso una delle suppellettili, sembra un tavolo. Immediato l'intervento dei presenti, tra i quali i gestori della piscina, che hanno ovviamente allertato i sanitari. Il bimbo è stato trasportato con un'ambulanza della Croce Bianca all'ospedale Meyer di Firenze, in questo momento ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la questura di Arezzo. Ancora furti nell'Aretino nelle scorse ore, sono 4 quelli denunciati ai carabinieri a Monte San Savino, ma pare che se ne siano verificati molti di più. I ladri appunto hanno fatto le loro incursioni all'interno delle abitazioni in cerca come sempre di denaro contante e preziosi. Le testimonianze sono numerose sulla vicenda, come dicevamo, indagano i carabinieri. Serie di controlli, sempre da parte dei carabinieri, in questo caso però in città, nelle scorse ore sono state denunciate 2 persone, il primo un extracomunitario che alla richiesta dei militari non è stato in grado di esibire un documento di identità o il permesso di soggiorno, l'altro invece un italiano di 56 anni sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico molto elevato. Adesso invece parliamo di politica, anzi di un libro scritto in questo caso da un sindaco, il sindaco di Firenze Dario Nardella, accolto proprio questo pomeriggio alla Casa Museo di Vanbruschi.
È la Casa Museo di Ivan Bruschi ad ospitare la presentazione del libro di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che arriva ad Arezzo in un pomeriggio in cui la città è assolutamente gremita di turisti. Beh, si capisce che il Natale comincia oggi ad Arezzo, 25 novembre, sabato pieno di persone, lungo il corso storico e tanta gente, quindi un bel segnale per questo Natale aretino. La città universale dai sindaci, un futuro per l'Italia e l'Europa, non è un libro che parla solo di Firenze, anzi parte proprio dal capoluogo toscano per poi allargare il ragionamento a tutte le città d'Europa. Io parlo di Firenze, ma in realtà parlo di tutte le città d'Europa, infatti. Io ho fatto questa bellissima esperienza di presidente di Eurocity, che è l'associazione più grande d'Europa dei sindaci di città, e racconto di tutte le città che ho conosciuto da vicino, da Parigi a Londra, da Varsavia a Milano, il periodo del Covid, delle città che hanno sofferto tanto, e così come tante altre sfide come quelle per la pace, perché poi le città sono anche luoghi di pace. Mentre gli stati si fanno le guerre, le città costruiscono ponti e dialogano tra di loro. Ad accogliere Nardella, oltre al presidente e il curatore della Casa Museo di Ivan Bruschi, il primo cittadino di Arezzo e la consigliera regionale del PD, Lucia De Robertis. Come sapete, Casa Bruschi è il centro dell'antiquariato, un museo importante da quando è nel perimetro di Banca Intesa, ma è una struttura molto dinamica con eventi, laboratori didattici, culturali, e quindi in questo senso si incrocia bene le città urbane e il loro futuro con questo libro. Alla fine, quando lui stesso disse, non mi ricordo in quale delle riunioni di Eurocities, che i governi parlano, i sindaci fanno, disse una grande verità, e cioè l'attività che un sindaco è necessariamente costretto a fare è quello che gli dà la credibilità politica ed è quello che i cittadini gli riconoscono. C'è una banda armata in strada, arrivano polizia e carabinieri, ma è un addio al celibato. Alla fine però in sei vengono denunciati. L'episodio è accaduto proprio oggi ad Arezzo in via Romana. Ad allertare appunto le forze dell'ordine erano stati i vicini di casa, perché avevano visto arrivare a casa del futuro sposo sei giovani, addirittura con armi da fuoco ovviamente finte. Insomma, questo putiferio, come dicevamo, alla fine ha portato a sei denunce, non per il futuro sposo, per fortuna insomma, che ha potuto convolare a nozze senza problemi. E adesso invece parliamo di farmacie di comunità, un tema che è stato al centro dell'ultimo forum Risk Management in Sanità. La farmacia di comunità sempre più decisiva nell'ambito della nuova assistenza sanitaria territoriale. La farmacia è stata sempre sul campo, sempre presente H24, 365 giorni all'anno, sia per la dispensazione di tutti i farmaci sul territorio vicino alla gente, sia per la dispensazione di tutta una serie di servizi, comprese le vaccinazioni, i test rapidi, Covid, streptococco, eccetera, e poi per i servizi di telemedicina, quale holter cardiaco, pressorio, elettrocardiogramma e spirometria. La farmacia si propone proprio il compito nella ristrutturazione, riorganizzazione della sanità territoriale come un elemento indispensabile ed insostituibile socio-sanitario sul territorio al servizio della popolazione. Questo quanto emerso nel corso del convegno dedicato al ruolo della farmacia di comunità nell'ambito della riforma dell'assistenza nel territorio, nell'ambito del 18° Forum Risk Management in Sanità. Forte e compatta poi la richiesta alla Regione Toscana per un rapido via libera alla farmacia dei servizi. Sicuramente il farmacista fa il farmacista, non può fare il medico, questo è chiaro. Però nell'ambito della, riorganizzazione dei servizi territoriali è giusto che, è opportuno, a questo punto è utile che al farmacista vengano affidati dei compiti precisi per migliorare l'assistenza sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la sfera del cronico. Altra sfida decisiva sarà infine quella del servizio della telemedicina. Anche le farmacie sono riconosciute come terminali di questa piattaforma di telemedicina. Questo perché? Perché la farmacia è la risposta ideale della telemedicina, perché è vicino al paziente
anche se il refertatore, il cardiologo, non c'è, se fosse il cardiologo o lo specialista delle malattie respiratorie, non c'è, è in un ospedale o in altre, quindi il farmacista vicino all'assistito preleva i dati che vengono trasmessi al cardiologo che poi referta. Quindi questa cosa è già da anni in regime privato attivata, ora si sta facendo l'ulteriore passo di convenzionare questi sistemi con il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, il fatto che ci inseriscano nella piattaforma nazionale della telemedicina vuol dire che saremo operatori accreditati a tutti gli effetti per questi servizi per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Si è tornati a parlare di zero spreco all'impianto di San Zeno con i bambini, con le scuole ai quali appunto si insegna come non sprecare. Si è parlato di salute alimentare, rispetto per l'ambiente, ma anche di scienza all'impianto AISA di San Zeno, dove a lezione sono tornati centinaia di studenti aretini. Il gruista, che è questo signore che è qui, prende il materiale e lo mette dentro una tramoggia che è quella là in fondo, dove inizia il percorso di selezione meccanica del rifiuto. Due le giornate di attività per bambini e ragazzi per imparare divertendosi. Scuola zero spreco e giornata della scienza. All'impianto a recupero integrale sono così tornate le giornate Zero Spreco Edu, a cui nel corso degli anni hanno preso parte migliaia di bambini e giovani studenti di tutta la provincia, con il primo giorno di formazione del progetto Scuola Zero Spreco, a cui ha aderito l'Istituto Comprensivo Statale Cesalpino. Marte è il pianeta rosso. Scienza, fisica, astronomia, tecnologia e natura invece al centro della giornata della scienza. Perché andare a rafforzare le conoscenze basilari in materie scientifiche come l'astronomia, la fisica, la medicina, è un qualcosa di importante, una forma di zero spreco. È il momento in cui una centrale di recupero totale, che è chiamata a risolvere i problemi legati allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, offre, riversa sul proprio territorio anche degli effetti positivi. E è un momento estremamente importante per conoscere queste realtà. Ora vediamo un po' che cosa fa. Si prova? Ora voi non lo vedete, però è andato a fondo. Ma perché è andato a fondo, ragazzi? C'è tra i miei colleghi chi fa oggi esperimenti sulla legge di Archimede, chi sulla teoria degli urti e così, chi invece per esempio sul rumore, per far comprendere dal vivo quello che effettivamente, che cos'è la tecnologia, che cos'è la scienza applicata. Alla luce anche delle uscite delle linee guida STEM e per l'orientamento, queste giornate ricadono perfettamente nel curriculum scolastico, in quella che è, diciamo, la metodologia innovativa della scuola. Questi non è soltanto venire ad ascoltare delle lezioni di scienze, ma proprio fare scienze applicate laboratoriali in maniera divertente, garantendo anche pari opportunità alle nostre studentesse che vanno sollecitate e vanno incoraggiate proprio ad intraprendere professioni scientifiche. Temperature in picchiata, è arrivato il freddo e addirittura all'Alpe di Catenaia è comparsa anche la prima neve, come si vede da questa foto tratta dalla chat di Arezzo Meteo. Nelle prossime ore, a causa di un'irruzione artica, sono attese ancora gelate e forti venti. Le temperature andranno giù di oltre 8-10 gradi. Torniamo a parlare, come abbiamo detto, di donne con il premio Semplicemente Donna che si è svolto proprio ieri a Castiglion Fiorentino. Questa edizione è stata dedicata a Giulia e a Masha. Sono messaggi forti quelli che sono saliti sul palco del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, che hanno raccontato le storie di donne che hanno subito violenza, che hanno lottato per la parità di genere, che hanno lottato contro la mafia e per la loro libertà, per la 11ª edizione del premio Semplicemente Donna. Il premio si è aperto con un ricordo di Giulia Cecchettin e Masha Amini. Una vittima della violenza più atroce è stroncata ad una giovane età
l'altra donna diventata simbolo della rivolta di tutte le donne iraniane che hanno bisogno e voglia di respirare aria nuova, quindi di togliersi il velo, che può essere un gesto simbolico ma è un gesto molto importante perché vuol dire voglia di libertà. Il premio Donna Coraggio è andato a Grazia Biondi, vittima di violenza e fondatrice dell'associazione Manden. C'è sempre il pregiudizio della vittima, di chi poteva andare via prima, perché non si è andata via prima, del bravo ragazzo. Noi viviamo tantissimo questa pressione, che è quella di chi pensa che le donne vittime di violenza siano delle donne che hanno delle incapacità e invece sono donne che hanno paura, come ho avuto anche io, paura di morire. Sul palco si è parlato di diritti umani con un'attivista iraniana di lotta alla mafia, con Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Falcone, e il sostituto procuratore Anna Maria Frustaci. Tante donne che talvolta sì, trovano il coraggio di denunciare, ma poi ritirano la denuncia perché non trovano un adeguato supporto, quindi non basta semplicemente accompagnare le persone alla fase della denuncia, ma prenderle per mano fino alla fine del processo e anche dopo. Premiate anche giornaliste sportive, donne che si sono distinte nella loro professione, come Lady F40 Monica Zanetti, prima donna meccanico del team Ferrari. Io ancora vedo che c'è qualcosa che non credono ancora nelle donne proprio al 100%, perché non ci sono mai nei punti cruciali, diciamo, su una macchina, che io lo riesco a capire perché. A ricevere un riconoscimento anche un padre, Paolo Picchio, papà di Carolina, prima vittima di cyberbullismo, riconosciuta in Italia. Il premio speciale SOS Villaggi dei Bambini è stato assegnato a Glenda Pizzetti. Un vissuto, quello dei premiati, portato anche nelle scuole dell'Aretino, in tutto 15 gli istituti coinvolti. Ultimo servizio del nostro telegiornale dedicato alle donne, questo 25 di novembre, 6 donne che hanno cambiato il mondo. Questo appunto lo spettacolo organizzato dal Museo dei Mezzi di Comunicazione. Riuscivamo a vedere gli atomi e non solo a vederli, a manipolarli, a farli muovere. Eravamo così potenti. Potevamo vedere ogni cosa. Vederla davvero, tranne a volte ciò che ci stava davanti agli occhi. 6 donne che hanno cambiato il mondo, un omaggio alle pioniere in ambito scientifico e al loro contributo al progresso della società. È un bello spettacolo perché arriva molto alle persone e dà veramente il giusto valore delle donne nella scienza. Uno spettacolo ospitato dal MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. La mia vita è stata un equilibrio incessante tra il teatro, la scena e il luccichio di Hollywood, la testa, la razionalità, i libri, le invenzioni, le idee. Insomma, oltre all'essere bellissima, sono anche geniale. 6 letture da parte di attrici ed attori sulla vita e le scoperte di altrettante donne, storie inframmezzate da brani cantati e esperienze di fisica. Alcune di loro hanno avuto anche la fortuna di avere degli uomini al fianco che le hanno valorizzate, le hanno lasciato campo, ma altre no, altre sono state, diciamo, deturpate del quello che loro hanno scoperto, hanno studiato. Ma loro con grande eleganza si sono tenute da parte. Poi la storia le ha dato ragione. E quando ho detto a mio padre che volevo fare la scienziata, mi ha guardata con uno strano sorriso. Ah, capisco. E poi ha detto no. L'iniziativa è inserita all'interno del progetto Donne in Scienza per stimolare una riflessione sul tema dell'emancipazione femminile e per favorire l'affermazione della cultura di genere. Donne in Scienza è un progetto verticalissimo, viene definito, proprio perché coinvolge ragazzi dall'asilo fino alle scuole, diciamo, medie, praticamente superiori. Un progetto che ha variate e svariate sfaccettature fra arte, appunto, scienza e didattica, e che occupa tantissimi gradi di età.
Romana Severini è cittadina onoraria di Cortona. La cerimonia di conferimento è stata proprio oggi pomeriggio alla figlia del grande artista. Romana Severini, figlia dell'illustre Gino Severini, ha dato un grande contributo alla città di Cortona, ha detto il sindaco Luciano Meoni, per l'arricchimento delle sale espositive al MAIC dedicate al grande maestro. Insieme a questo, un concreto contributo. Romana Severini ha infatti partecipato attivamente alla vita culturale della città, grazie anche al circolo culturale che prende proprio il nome del padre e che da anni omaggia il grande artista con mostre ed esposizioni volte a promuovere la pittura e le arti figurative. Se ne è appunto inaugurata una proprio oggi pomeriggio, ne parleremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Siamo allo sport, l'Arezzo Calcio femminile in cerca di una svolta per rimettere in sesto la classifica. Si va a Cuneo contro il Freedom. Sentiamo allora Mr. Mike ai nostri microfoni. Siamo in cerca di punti, come hai detto te, vogliamo andare lì e dimostrare veramente che tipo di squadra possiamo essere con il pallone. Abbiamo dato molto impegno e molto lavoro durante questa settimana, sono molto molto contento e sì, andiamo domenica per fare una buona prestazione. Più sul campo, perché le cose che vogliamo fare e le soluzioni che vogliamo trovare sono qui, sono nel campo. Il campo è lo specchio, quindi tutto quello che fai lo dimostri al campo, lo dimostri poi la domenica, quindi abbiamo fatto questo. Sulla Paganini sì, esatto, è buona notizia di averla insieme a noi di nuovo. È una ragazza che con il pallone ci dà molte soluzioni anche. Poi sulle infortuni o sulle le ragazze che non sono disponibili non abbiamo qualche notizia, quindi siamo tutti a disposizione. Ed infine le benemerenze, perché si è distinto appunto nel mondo dello sport, consegnate dal CONI proprio ieri nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Il servizio. Voglio testimoniare il lavoro di centinaia di persone che con maggiore passione rendono possibile tutto questo. Grazie, davvero grazie a tutti. Premiati dirigenti, associazioni e atleti della provincia di Arezzo. È stata la Sala dei Grandi ad ospitare la cerimonia di consegna delle benemerenze CONI, con particolare riferimento ai risultati del 2021. È un momento celebrativo ed è giusto che ci siano anche questi momenti, ovvero dare riconoscimento alle nostre eccellenze, agli sportivi più giovani, a quelli che hanno fatto la storia. Quindi in questa Sala dei Grandi della provincia, che ormai ci ospita tradizionalmente, ci ritroviamo una volta all'anno per celebrare questo momento. Premiati i dirigenti Giancarlo Chiapini e Walter Giorni, rispettivamente con la stella d'argento e quella di bronzo. Stella di bronzo anche per l'associazione Compagnia del Pallone Grosso della Misericordia di Monte San Savino. Consegnata la medaglia d'oro ad Andrea Fini, campione mondiale a squadre Acque di Pesca il Colpo. Medaglia d'argento a Samuele Bernardini, terzo classificato al campionato mondiale enduro. Martina Bartolomei, seconda all'europeo Schitta Squadre. A Gabriele Benedetti, campione italiano su strada Under 23. E a Andrea Conti, campione italiano di Taekwondo. Celebrati anche gli anniversari dalla data di fondazione del gruppo sportivo Vigili del Fuoco e del Panathlon, che compiono 60 anni, il centenario del Cavallino e dell'Aci, ed infine la polisportiva Policiano e la polisportiva Albergo Oliveto, che tagliano il traguardo dei 50 anni di attività. Siamo estremamente soddisfatti di questo premio che il CONI ha voluto riconoscere a questa piccola realtà, che però ha fatto anche delle cose di un certo livello. Un ringraziamento al CONI e al pensiero, ecco, del gesto, che nel riconoscere in quello che nel lavoro fatto. Vuol dire che qualcosa di buono e di importante lo si sta facendo per l'Arezzo, più che per l'Arezzo Calcio, per l'Arezzo Città. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.